Faenza. A accompagnarmi ci sono i ragazzi della scuola media di Riolo Terme che con noi hanno realizzato questo progetto. Il progetto nasce dal Museo Malmerendi, che è un museo comunale nato negli anni Ottanta dalla fondazione, dalla donazione di Domenico Malmerendi, che era un naturalista, un po' vecchio stampo, per cui c'è una collezione geopaleontologica dell'Appennino bolognese, una collezione di uccelli impagliati realizzati dallo stesso Malmerendi e più di 1500 diversi insetti che ha raccolto proprio Malmerendi. E partendo dagli insetti abbiamo pensato quale potesse essere un insetto molto importante per noi, per la vita di tutti i giorni, anche se molto spesso non ci pensiamo, e sono le api. Le api producono il miele, a molti di noi piace, non a tutti, però non molti sanno che senza le api molti dei prodotti che troviamo sulla nostra tavola tutti i giorni non sarebbero qui. Le api sono fondamentali per l'impollinazione, quindi per la riproduzione delle piante, per la produzione di molte frutte e ortaggi. Quindi anche collegandoci a Expo, all'alimentazione, che è un tema molto caro in quest'anno, abbiamo cercato di sviluppare un progetto sulle api per spiegarne la loro importanza, la loro biologia e i loro prodotti. Quindi abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole medie e l'Osservatorio Nazionale del Miele, che si trova a Castel San Pietro Terme, che è un organo nazionale che si preoccupa di salvaguardare il miele, di pubblicizzarlo. Abbiamo coinvolto il Museo Bendandi, sempre di Faenza, che ha fatto un percorso con i ragazzi sull'orientamento e su come le api sono perfettamente in grado di orientarsi senza smartphone e internet. E abbiamo anche coinvolto l'Istituto Alberghiero, sempre di Riolo Terme, i ragazzi di Quinta, che non sono qui perché sono appunto diplomati, che hanno realizzato per noi un menù speciale che abbiamo poi presentato in un aperitivo, nell'evento finale, tutto a base di miele. Durante tutto questo progetto è stato realizzato un video divulgativo che spiega che cosa sono le api, come vivono, come si riproducono, come producono il miele e il perché sono importanti. Io vi faccio vedere il video in sottofondo, dura circa 15 minuti, quindi non lo vedremo tutto. Intanto lascio la parola ai ragazzi delle scuole medie. Grazie. Buonasera a tutti, io sono la professoressa Franzoni Cristiana di Matematica e Scienza dell'Istituto Ici Pascoli di Riolo Terme. Io vorrei ringraziare innanzitutto le mie colleghe di Matematica, Scienze e anche Inglese che hanno collaborato con noi a questo progetto. Mi sono dimenticata anche musica. E direi Sbano, Alessia, Gloria Cardelli, Marta Dardi e Sentini Angelo. Questo è un progetto che ci ha aiutato a fare un lavoro pluridisciplinare in tutti i suoi aspetti. E vi lascio la parola a questi ragazzi, ad Amina, Samuele, Nathalie, Sally, Evita e Michele, che vi racconteranno quello che è stato fatto durante tutto il percorso. Innanzitutto il nostro primo incontro è stato a scuola, dove gli esperti del miele ci hanno invitato ad annusare e ad assaggiare i vari tipi di miele. Oltre ad aver appreso che il gusto del miele varia a seconda del tipo di nettare del fiore, abbiamo anche capito l'importanza delle api nel mondo. Contemporaneamente al laboratorio di assaggio del miele abbiamo partecipato al laboratorio in cui osservavamo il miele che cadeva da un cucchiaio. Quello che abbiamo imparato è che il miele cade a spirale e se muoviamo il cucchiaio avanti e indietro si nota molto meglio. Le cosiddette api domestiche. Il Museo Malmerendi ci hanno parlato delle api e dopo aver visitato il museo abbiamo assistito ad una lezione sulle api e i loro comportamenti. Una curiosità, lo sapevate che le api compiono fino a 20 viaggi al giorno? A casa Bendandi, a turno, le tre classi hanno partecipato ad un'attività di orienteering, hanno visitato la cantina dove è riprodotto un planetario e hanno assistito ad un laboratorio sulle onde sismiche, i terremoti e l'orientamento terrestre.
E questo percorso è stato utile per imparare come fanno le api ad orientarsi. Non dimentichiamo la fattoria Lombardi, dove ci hanno spiegato come si fa a produrre il miele e abbiamo potuto vedere la vita delle api direttamente. Alla fattoria ci hanno parlato dell'ambiente, dell'alveare, e questi tre gruppi hanno fatto dei laboratori dove gli hanno spiegato il lavoro degli apicoltori. Durante tutto il progetto abbiamo fatto un video dove si parlava delle nostre esperienze con le api, cosa avevamo capito, i laboratori, e in fondo, nella parte finale, un nostro amico disabile ci ha dato, molto speciale, ci ha dato un'idea di creare una, rivisitare una canzone molto famosa che è La vecchia fattoria, aggiungendo come animale l'ape, perché secondo noi l'ape è, una, è un animale che serve molto alla fattoria. Grazioli, che hanno montato il video, Enzo Pagnaresi del Museo Bentandi, Paola Lagorio del Museo Bentandi e tutti gli attori che ci hanno aiutato in questo progetto, in particolare l'insegnante dell'alberghiero di Riolo e Mauro Lombardi della fattoria didattica. Grazie mille anche per questo bellissimo progetto. E adesso è il turno di Mezzogiorno al Museo.